Contrazione delle lunghezze. Abbiamo visto che la relatività comincia a fare cose strane, nel senso che le misurazioni degli intervalli di tempo da osservatori diversi danno risultati differenti, ma la velocità della luce rimane sempre la stessa, quindi c'è da aspettarsi che per conseguenza anche le lunghezze subiscano dei problemi. Misurare una lunghezza per chi è fermo rispetto all'oggetto da misurare non è difficile, nel senso che io posso tranquillamente con dei righelli misurarmi la lunghezza, ad esempio, di questo edificio, di questa fabbrica. E si dice che chi misura la lunghezza, essendo a riposo rispetto all'oggetto di cui misura la lunghezza, quella persona misura la cosiddetta lunghezza propria. Così come esiste il tempo proprio, che è il tempo misurato dall'osservatore solidale con l'orologio, così esiste la lunghezza propria, che è misurata dall'osservatore fermo rispetto all'oggetto. Quindi è la lunghezza per l'osservatore fermo rispetto all'oggetto, per cui l'oggetto è fermo, diciamo. Il problema è che in questo caso, se io ho due osservatori, beh, ne mettiamo uno a terra, quindi l'osservatore O, come sempre, lo mettiamo a terra con le sue coordinate x, y. E poi abbiamo un osservatore sul treno, chiamiamolo O', che si porta dietro le sue coordinate x' e y'. Per O misurare la lunghezza della fabbrica non è un problema, è la lunghezza propria. Ma per O', cioè per l'osservatore in moto, che si può spostare col suo sistema di riferimento, notate la multimedialità, per O', come fa lui a misurare la lunghezza della fabbrica? Questo O' che cosa fa? Quando si trova all'inizio della fabbrica fa scattare un cronometro e poi avanza, e quando si trova alla fine della fabbrica fa scattare il cronometro. Per lui chi è che si sta muovendo? La fabbrica, cioè per lui è la fabbrica che va con velocità V in senso opposto, perché il suo cronometro è alla posizione 0 quando fa scattare il via ed è alla posizione 0 del suo sistema quando fa scattare lo stop. E quindi lui sta misurando il tempo proprio oppure no? Tempo proprio cosa vuol dire? Che l'evento iniziale e l'evento finale avvengono nella stessa coordinata spaziale. Quindi l'evento iniziale nel suo sistema di coordinata avviene nell'origine. La fabbrica gli passa di fianco e l'evento finale, fine della fabbrica, per lui avviene nell'origine. Quindi lui ha misurato il tempo proprio. Ok? E allora che cosa può dire questo osservatore O'? Dice: per me la fabbrica è lunga delta x primo, che è dato dalla velocità della fabbrica per il tempo che io ho misurato, che è il tempo proprio, per il motivo che abbiamo detto prima. Ok? Quindi lui dice che la fabbrica è lunga L, cioè delta x primo, le sue differenze di coordinate. Ma chi è a terra, quando vede il treno super veloce che passa qui, può anche lui far scattare un cronometro? E quando il treno super veloce arriva qui, può fermare il suo cronometro e misura un tempo che non sarà il tempo proprio. Perché? Esattamente, l'evento iniziale avviene a x uguale 0 e l'evento finale avviene a x uguale L0, cioè in un'altra posizione. Però lui ha comunque misurato un tempo che lui chiama delta t, che è un tempo non proprio, ma è un tempo dilatato, che è legato al tempo proprio da questa relazione. Ok? Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se io ricavo delta tau è uguale a delta t fratto gamma. Se lo vado a mettere qui, che cosa mi viene? Mi viene V per delta T fratto gamma.
Ma V per delta T, che cos'è? Cioè, velocità per tempo sarebbe lo spazio, ma misurato da chi? Da chi ha misurato delta T, cioè dall'osservatore a terra. E come abbiamo chiamato la lunghezza per l'osservatore a terra? L0, cioè il L0. Quindi, che cosa mi viene? Guardiamo l'inizio, guardiamo la fine di questa dimostrazione. La lunghezza della fabbrica misurata dall'osservatore sul treno che vede la fabbrica in moto è uguale a quella misurata dall'osservatore terrestre, quello che misura la lunghezza propria, diviso gamma. Ma siccome gamma è sempre maggiore di 1, cosa succede? Che L sarà sempre minore di L0. Cioè, l'osservatore che vede qualcosa in movimento gli attribuisce una lunghezza più corta dell'osservatore che misura invece la lunghezza propria. Ed è una cosa che appunto prende il nome di contrazione delle lunghezze. Adesso, non è, uno si chiede, ma allora la fabbrica quanto è lunga? No. La fabbrica è lunga L0, nel senso che l'unica misura su cui tutti gli osservatori concordano è il valore della lunghezza propria. Però nel momento in cui la fabbrica si muove rispetto a te, tu la vedi più corta. E c'è ad esempio nel video di Curious un'osservazione che io non avevo mai fatto, ad esempio le lezioni, e riguarda il suo famoso Gualtiero, no? Lui dice Gualtiero è lungo così. Ma se il Gualtiero è lontano, molto lontano, io lo vedo lungo così. Ma vuol dire che si è ristretto? È Certo. una questione di prospettiva, ok? E se il Gualtiero viene vicino, io lo vedo così. Vuol dire che si è allargato? No, semplicemente è una questione di prospettiva. Quindi, come noi accettiamo che gli oggetti visti da lontani o da vicini ci appaiano diversi, così dobbiamo, entrando in un mondo relativistico, accettare che gli oggetti in movimento ci sembrino e nelle misure risultino più corti di quello che risultano gli oggetti quando sono invece fermi. Così come l'esempio della Luna. La Luna è grande così? No. Nelle eclissi la Luna e il Sole sono tutti e due grandi così e perché sono uguali? No, è una questione di prospettive, no? E quindi qui entriamo in un campo dove le velocità diventano importanti e quando ci sono velocità diverse, quelli che ne patiscono sono tempi e lunghezze. E quindi questa è la motivazione. Un'osservazione soltanto per chiudere, perché poi non voglio sforare. Allora, intanto, chi misura la lunghezza propria non è detto che sia lo stesso osservatore che misura il tempo proprio. Nel nostro caso era evidente, il tempo proprio lo misurava l'osservatore sul treno, la lunghezza propria lo misurava l'osservatore a terra. Non è detto che debbano coincidere. Altra osservazione. Ho detto che la lunghezza diminuisce rispetto alla lunghezza propria nella direzione del moto, cioè si ha un accorciamento nella direzione del moto. Le altre dimensioni, quelle perpendicolari, non risultano variate. E la dimostrazione non la trovate sul nostro libro, non la trovate da altre parti se non in quel PDF che vi ho mandato. Quindi vi invito a vedere questa dimostrazione che è una dimostrazione per assurdo molto bella. E quindi praticamente gli oggetti quando sono in moto e si muovono così, voi li vedete accorciati ma non schiacciati nelle altre direzioni.